condanna delle violenze anti-TAV. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno di condanna per gli atti di violenza commessi da una sessantina di attivisti ai danni di lavoratori e imprese nei pressi del cantiere TAV di Chiomonte. Il documento è un impegno a contribuire a una politica che rafforzi legalità e scelte democratiche e di invito al governo nazionale a sostenere le istituzioni, le forze dell'ordine e la magistratura per mantenere la sicurezza nella Valsusa. Convegno di storia militare. Torino e il Piemonte ospitano dal 1 al 6 settembre il 39° congresso della Commissione Internazionale di Storia Militare sul tema Le operazioni interforze multinazionali nella storia militare. Nel corso dell'evento svolgono le loro relazioni storici militari provenienti da 36 nazioni di 4 continenti. Per l'occasione è stata allestita alla Biblioteca Nazionale Universitaria la mostra fotografica I volti dei militari italiani, i valori della patria in un'immagine. Settimane musicali di Stresa. I presidenti del Consiglio regionale e della Giunta, Valerio Cattaneo e Roberto Cota, a Stresa il 28 agosto, hanno consegnato due riconoscimenti al presidente dell'Associazione Settimane Musicali, Giovanni Medeot, per il suo sostegno alla cultura musicale, e al direttore artistico del festival, il maestro Gianandrea Noseda, per il suo costante impegno artistico. È seguito il concerto della Stresa Festival Orchestra, diretta da Noseda, che celebra il 10° anniversario della sua fondazione. Contest sui dati pubblici della Regione. Raccontare i 40 anni di storia della Regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende, realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso, che prenderà il via a settembre, si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati, e premierà i migliori 3 lavori di ogni categoria. Piffetti, ebanista del Re. Preziosi mobili intarsiati e lavorati saranno al centro della prima mostra monografica su Pietro Piffetti, il re degli ebanisti, l'ebanista del Re, che la Fondazione Accorsi Ometto di Torino allestirà dal 13 settembre al 12 gennaio 2014 nella sua sede. Una parte dell'esposizione sarà ospitata a Palazzo Lascaris fino al 30 novembre. Qui si potranno ammirare i due stipi con decorazioni in avorio, ignoti fino a qualche anno fa, e uno dei due tabernacoli barocchi custoditi a Benevagenna.